Mi raccomando, 30.000 mi piace. Wow ragazzi, sono Harry Laz, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati assieme agli Elites. Ciao ragazzuoli. Ed oggi, come avete visto dal titolo, la miniatura, andremo a fare Harry Laz vs Elites in uno contro uno. Le regole ragazzi sono semplicissime: due tempi da 6 minuti. Gli Elites per ogni gol subito o fatto dovranno appunto girarsi. Detto questo ragazzi, mi raccomando, 30.000 mi piace e direi che possiamo partire. Let's go. Prima di partire ragazzi con il video, volevo parlarvi dell'applicazione di OneFootball. OneFootball è la migliore applicazione calcistica utilizzata da più di 3 milioni di italiani, dove verrete a sapere tutte le notizie riguardanti la Serie A, ma non solo, e anche gli altri campionati. L'app è personalizzabile a 360 gradi, infatti potete scegliere ovviamente la vostra squadra del cuore. Basterà andare su profilo in basso a destra. Io ad esempio ho impostato il Milan, come vedete, e ovviamente come nazionale ho messo l'Italia. Sulla sezione seguiti potete vedere tutte le competizioni che avete scelto di appunto seguire tramite l'applicazione. Come vedete io ho Serie A, Europa League, Coppa Italia, qualificazione Europa League, Champions League, insomma le principali competizioni. E in più, cliccando su segui, potete aggiungere tutti gli altri campionati di qualsiasi altra nazione se siete interessati. Nella sezione partite invece potete vedere appunto le partite della squadra che avete seguito, quindi anche ad esempio le amichevoli, e in più tutte le competizioni precedentemente seguite. Quindi io ho ad esempio la qualificazione Europa League, la Coppa Italia, le amichevoli. Come vedete ho la Premier League, tra l'altro inizierà tra poche settimane. Ovviamente ora ragazzi che siamo in periodo mercato potete leggere sulla home tutte le notizie principali riguardanti il calcio mercato. Come vedete c'è proprio una sezione apposta. È disponibile sia su iOS che Android. L'applicazione ha tipo più di 1 milione di download, quindi potete capire che è super affidabile e da notizie veritiere. Ad esempio su Milan, il Milan vuole stringere per Caio Gorghe, ma c'è il nodo del Santos. Io ad esempio, per sapere tutte quante le notizie del Milan, di base apro OneFootball e me le leggo. Andiamoci a informare qualcos'altro sul Milan. 4 amichevoli in partnership con Socios. Milan, calendario amichevoli di tutti gli appuntamenti: 31 luglio 2021 Milan-Nizza in Francia, 4 agosto Milan-Valencia, a Valencia, bella questa, 8 agosto 2021 Milan-Real Madrid a Klagenfurt in Austria, e il 14 agosto 2021 Milan-Panathinaikos a Trieste. Quindi mi raccomando ragazzi, io vi lascio qui sotto in descrizione il link per scaricare l'applicazione. Fatto anche la rima. Detto questo, non vi rubo altro tempo e torniamo con il video. Che la sfida contro Harry possa iniziare. E che la sfida abbia inizio per davvero. Un saluto da parte di Federico Marconi, pronto a raccontarvela questa sfida. Come sempre, carichissimo. Vediamo un po' come si comporterà Lazza. Subito bene, direi. Tunnel e gol contro Home. E allora c'è subito Mister a sostituire. Vediamo se Mister riuscirà a durare di più di Home. Prova lui con il sinistro che lambisce il palo. Dai, siamo generosi. In realtà è uscito di 1 chilometro, ma fa niente. Si riparte con Harry che torna in campo. Primo possesso contro Mister. Vediamo se lo salta come Home. Per il momento tiene botta Mister, che tocca il pallone. Harry stavolta salta l'uomo e calcia! Che cosa ha sbagliato Harry? Non è da lui. Grandissima occasione. E qui forse la fortuna sta girando al contrario. Vediamo se Mister ci conferma questo pensiero. Prova con il sombrerone. È bravissimo a salvare tutto Harry. Che giocata di Mister, che insiste con la suola. Poi la porta sul sinistro. Chiude le gambe Lazza e non lo fa passare. Possesso che torna a lui. Le giocate da parte di Harry. Va via molto bene con il destro. E poi esterno della rete. Esterno della rete con Mister che ha ripreso il pallone. E il gol è valido. Anche se Lazza dice di no. Furbo, scorretto. Ma Home dice: vi ricordo il video maschi contro femmine. Quindi è tutto buono. Dentro Fius. E adesso Lazza con orgoglio e con rabbia per reagire e segnare. Il campo finisce e il possesso è di Fius, che vuole ripartire. Difende col corpo su Lazza, che comunque si fa valere. Occhio a Fius che resiste, si defila. Non c'è più lo spazio però, vediamo se sente la porta. Per il momento sente soltanto il fiato sul collo da parte di Lazza, che non lo fa girare. E gliela porta via, anche se la rimessa è sempre di Fius. Bel duello fisico, il primo dei tre. Uno contro uno che si rinnova. Tocca il pallone Lazza, rimessa per Fius. Stavolta cerca di rientrare sulla sinistra. Rientra ma Lazza tocca il pallone e rischia di fare il mister della situazione. Ma il pallone è sul fondo e quindi nuovo possesso per Fius, che va sul destro. Rischia però di perdere il pallone. Poi lo tiene dentro. No, non lo tiene dentro. Uno contro uno di Lazza, morbidissimo. Ma oggi non entra, lo dice anche lui. E quindi occhio a Fius. Va sul destro,
Bravissimo Lazza a tornare sul cambio di passo e poi tocca con la punta Pius. Chiaro che contro Lazza se la butti sulla tecnica duri poco, se la butti sul fisico può essere che tieni un po' di più. E lo stanno dimostrando Mister e Fius. Lazza insiste ma non trova la porta. E allora ci riprova Fius a fare lo scherzetto. Tiene il pallone, classica giocata con la suola e con il corpo a difendere, poi anche col tacco. Lazza la tocca ma se la dimentica. E Fius non ne approfitta. Parte da lontano stavolta Harry che si perde il pallone per la strada. Non ne approfitta neanche stavolta Fius. E allora calcia in porta alla Mister. Il gol è buono. Segna Lazza ancora una volta. Dentro Mirko che fa finta di cadere. Cosa sta facendo Mirko? Non abbiamo ben capito. Però prova a fare qualcosa forse di efficace. Efficace non è per il momento perché la rimessa è di Lazza, che riparte e si accentra. Poi destro sinistro Mirko tocca il pallone. E ragazzi era lì vicino al gol. Lazza prova a stringere internamente. Cerca ancora il tacco alla Fius. Mirko non passa il pallone, passa invece Lazza dalla parte opposta. Palle, oh. Palo, solo palo. E allora occhio a Mirko che ha sentito la paura, vuole ripartire. Si dribbla da solo. Sì, confermo perché lascia il pallone per strada. E Lazza facile facile fa gol. Yes. Tre gol di Lazza, uno subito. Rientra Home che era stato il primo e aveva subito il gol subito, pronti via. E adesso vediamo se durerà un po' di più. Prova subito col destro, il pallone però è largo. E poi il balletto sexy da parte di Home mentre Lazza pensa a giocare. Infatti ha recuperato il pallone, lo va a puntare. Vediamo cosa crea e se crea qualcosa. Sì! Solo gol belli contro Home. 4-1 Lazza. E si va a nascondere Home. Si va a nascondere. E allora torna dentro Mister che prima si era comportato bene. E ancora una volta con lo scavetto. Stavolta va proprio lontano dalla porta, con Lazza che riparte dal basso in possesso. Cerca di saltarlo. Lo salta sì, poi Mister torna ma viene superato. Lazza destro-sinistro, la Ibrahimovic ai tempi dell'Ajax. Non riesce però a fare gol. Riparte da dietro. Va via ancora molto bene. Semplicemente alla Harry Lazza. 5-1. La faccia di Fius dice tutto. Ora tocca a lui peraltro. Eccolo Fius, va sul destro. Prima è quello che è durato di più. Ha detto con grande onestà. E qui sfiora il gol del 5-2. Ha avuto paura Lazza, che però è ancora distante dalla paura concreta, perché avanti di 4 gol sul resto degli Elites. Sempre Lazza che cerca la porta, ma continua a sbagliare tanto oggi. È chiaro che lui rimane sempre in campo. Comincia a sentirsi anche la stanchezza. Per il momento non la sente dal punto di vista di risultato. Sì dal punto di vista di freddezza, perché come detto ha sbagliato molto. Fius passa in qualche modo e non trova la porta nemmeno qui. Altra enorme chance per Fius, che è quello, secondo me, e fateci sapere la vostra nei commenti, che si sta comportando meglio. Allora possesso da parte di Lazza per l'ultima azione. Fius tocca il pallone. Ragazzi, finisce qua. Primo tempo, 5-1 per me. Andiamo con il secondo, let's go. Può partire questo secondo tempo. Mannina. È tosta, raga. Cosa che faccio, Omar? Andre, qua. Ti tengo la cosa la del fisica, ragazzata. Entriamo in due. In tre. Tre lo tengono fermo e l'altro fa gol. Arrivano commenti tecnici dagli spalti mentre Harry continua a giocare per allungare il vantaggio. Bravo Mirko a toccargli il pallone. Riparte Harry. Uno contro uno con Mirko. Mamma che cosa ha fatto Harry. Mamma che cosa ha fatto Harry. Dentro Home per provare a salvare la faccia. Lui che ha subito due gol alla Mirko, per capirci, visto quello che Harry ha appena fatto al buon Fusco. E che vorrà fare ancora una volta ad Dom, che è la vittima preferita. Che golasso ancora di Harry, che fa l'otto. Dentro Mister allora, subito in porta con Harry che dice di no. Ricordiamo che l'unico gol del resto degli Elites lo ha segnato proprio Mister, che qui rischia di prenderlo. Occhio che Mister ha pensato a riprovare quel gol di prima. Harry ha corso ed è tornato in tempo. Va sul sinistro stavolta Mister. Poi calcia d'esterno e prende Harry. E gli Elites cominciano a vedere sfumare i sogni di gloria e di rimonta soprattutto. Ma Mister vuole renderli ancora un po' vivi. E quindi difende il pallone, tenendo a distanza l'avversario in stile Fius. C'è lo spazio per il sinistro, ma perde l'attimo per calciare. E allora Harry, anche lui con la suola, a difendere il pallone. Poi a cercare ancora un golasso. Stavolta è bravo Mister. Harry lo salta ancora. Finta la conclusione. Torna sul destro, poi sul sinistro. Fuori. Mister ancora dentro. Prova a saltare con destro-sinistro l'avversario. Insiste Mister, dice sempre no Lazza. Niente,
molto ostico questo avversario. Arrivano anche dei commenti dei protagonisti, ma mister resta l'unico che segna, l'unico che inventa, questo anche molto bello. Sono due per gli Elites e rientra Fius. Vediamo se Lazza lo prenderà come vittima sacrificale, visto il gol subito ed è una rarità. Lo salta, lo uccella per bene e mette dentro il suo nono gol. Mirko allora, a difendere ancora su Harry. Ha preso campo, ha cercato il tacco, palo da parte di Mirko. E quindi Harry lo salta ancora bene, poi decide di non calciare. Per andare fino in fondo, se la calcia sul sinistro. Occhio che arriva Fius. Occhio che Fius tiene fermo Lazza. E Mirko può andare in porta. Solo così si può fare gol a Lazza. 9-3. C'è Harry. Non male, così è troppo, cazzo. Posso usare il bonus anche io? Rientra Om allora. Si riparte dal 9-3 perché il gol è stato convalidato. E aggiungo, giusto così, Lazza vuole superare Om. Va sempre sul destro e lo salta sempre. Va in doppia cifra Lazza. Rientra Mister che ha segnato due gol a Lazza. Prova a saltarlo, tiene palla in campo forse, ma comunque Lazza gli cancella il tiro. Harry che sembra ancora il più fresco nonostante sia rimasto sempre in campo. Hanno il fiatone i ragazzi che tengono la telecamera, ha il fiatone anche Mister che prova a chiudere e riesce a farlo per il momento. Poi Lazza lo salta e segna il gol numero 11. 11-3. Rientra Fius e si mette prepotentemente con il corpo a difendere. Lazza non so come è riuscito a toccargliela. Riparte da fuori dal campo Lazza, corre, è inesauribile, è Duracell, difende il pallone. Cerca le finte su Fius, lo salta ancora sul destro e poi non trova lo spazio per calciare. Non era una lamentela quella di Harry, stava cercando il triplo Kaioken per resistere al finale di partita, visto che, lo ricordiamo, gioca ininterrottamente lui, mentre gli altri Elites si danno il cambio. Fius cerca la porta, Harry chiude. E poi segna un altro splendido gol, il numero 12. Rientra Mirko, ho la sensazione che sia, per questioni tempistiche, l'ultimo avversario per provare a segnare il quarto gol a Lazza. L'ultimo tocco è di Mirko, il possesso è di Lazza. Va sul destro, passa con la suola, poi si ferma, torna sul sinistro, supera Mirko e va in porta per il gol numero... No, non lo fa, no. Non lo fa. Voleva farselo forse da solo. Vediamo se Lazza ha veramente voglia di segnarlo. Il gol numero 13 rischia di subire il numero 4. E allora non arriva il quarto gol subito da Lazza, che prima ha graziato Mirko. Lo sfida ancora uno contro uno. Prova a calciare con deviazione e c'è calcio d'angolo ancora per Lazza. La difende per chiudere in possesso questa partita stradominata Harry Lazza contro tutti gli Elites. Va sul destro, calcia in porta con stile. Diventano 13 e finisce qui. Vamos! Quindi ragazzi, questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto. A me sinceramente è piaciuto, ragazzi. Sono divertito davvero tanto. Prometto oggi che ci alleneremo e smetteremo di essere 5 birilli e un Elite che sa giocare a calcio. Quindi ragazzi, mi raccomando, 30.000 mi piace, passate in iscrizione dal canale di Fede che ha prestato la voce per questo video. Lasciate un mi piace, un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Ciao! Beh, abbiamo perso solo perché non c'è Tadino. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always